Ragazzi, bentornati al 24esimo episodio di Pokémon Rob Nuzlocke. Spero che stiate vedendo questo video il giovedì, perché se non lo state vedendo giovedì ho sbagliato qualcosa. E in questo video continuiamo con le catture che dovevamo fare e che ci ha detto Giuse di fare. Il buon Giuse che ci ha aiutato per tutta la serie. Io non so bene dove devo andare, però credo qua. E questo video praticamente è una preparazione alla Lega, perché una volta finito questo episodio voi mi vedrete i box per decidere quale sarà il team migliore da comporre, capito? Ho usato mille parole, ma è il concetto è facile, eh? Ma dove cazzo è sto tempio? Tempio della Madonna, sta qua sicuramente. Tempio Abbondanza, è questo? Tempio Abbondanza. Oh, che, ma io qua non ci sono mai andato proprio in vita mia. Ma che roba è? Ma che roba è, raga? Ma voi l'avete mai vista sta cosa? Vai, c'è pure il verde matto. Ma che è sta musichetta? Tutto ambiguo. Va bene, possiamo comunque catturare. Memini sta avanti perché c'ha spora. E dunque, raga, quindi andiamo a catturare sto Pokémon su, forza. Dai, primo Pokémon dell'episodio. Ma ce l'avevamo già lui. Però è forte, molto forte, mi piace. Mi piace. Però, ecco, con lui il team sarebbe da cambiare un botto di cose. Cioè, in realtà solo Memini sarebbe da cambiare. Però catturiamolo intanto. Vai, Ultra Ball. 1, 2, 3. Porco. Dai, su, non fare la pussy, bro. Dai, 1. Vaffanculo. Dai, 1, 2, 3. Porco. Bro, fascino. Ok, quindi lo posso menare adesso. L'attacco diminuisce. Vieni qua, bro. Allora, troppo forte. E mo voglio vedere se muori. Pim. Infatti gli faccio niente. Doppiatore mi fa un botto. Porco diavolo. Fermatelo che si ammazza. Ultra ball. No, devo fare spora. Che stupido. 1, 2, 3. Porco. Spora. Mo gli facevo mazzo legno. Porco 2. Su. Ok, ultra ball, ti prego. Basta bro, ti prego, dai. 1, 2, 3. Dai, su. Tu sei Davide l'elefante. Molto bene, Davide. Grazie dei tuoi commenti. Spero che ci sia solo un Davide che mi segue e che mi commenta, perché se no non so chi sarà questo Davide. Io, raga, questi nomi me li sono scritti tipo 2 mesi fa, 1 mese fa, quindi non mi ricordo il vostro cognome. Per me sei solo Davide. Spero che tu sai chi sei. Davide. Perfetto, Davide. Grazie mille comunque, perché se stai qua significa che mi hai commentato almeno una volta. Perfetto. Via, continuiamo con le catture. Qua no. Sto posto non l'avevo mai visto. Ringrazio Giuse che mi fa scoprire cose nuove ogni volta. Manca poco, raga, eh? Se avessi giocato a Pokémon Bianco, mi dice Giuse, avresti avuto una cattura in più alla Foresta Bianca, ma siccome giochi a Pokémon Nero ti ritrovi Città Nera, nella quale non credo ci siano ghiazze d'erba. Dove sta Città Nera? Scusami tanto. Dove cazzarola sta? Il volo? Che è questa Città Nera? Città Nera? Fammi andare a vedere Città Nera. Mi incuriosisce la situazione. Vediamo, Giuse, se ci stanno o meno le cose che dici tu. Qua posso ritornare indietro? Te devi dare dalle palle. Te devi dare dalle palle proprio. Ok, mettiamo il repellente e proseguiamo, ragazzi. Questa non la vogliamo combattere assolutamente. Comunque, combattendo poca gente, però ci abbiamo anche pochi soldi. E con pochi soldi ci abbiamo poche pozioni. E con poche pozioni, secondo me, perdiamo. Porco diavolo, è Città Nera questa. Ma raga, ma che cazzo? Oddio, ma io qua non ci sono mai stato. Ma io l'ho giocato Pokémon Nero nel mio passato? Io sono sicuro di sì. C'ho pure la schedina del DS. Però mi sa che qua giù non ci sono mai andato. Mi sa che ho finito il gioco e ho detto stop. Sapete che non ho mai visto questa Città Nera? Ma che roba è? Vediamo un po'. Cioè, è così grande e non c'è niente. Madonna, è claustrofobica la situazione. Dio caro, che schifo. Eh no, mi sa, Giuse, mi sa che non ci stanno l'erba. Cioè, questa è una Città Nera? Che... Ma questa nella quale non credo ci siano ghiazze d'erba, dice. No, non mi pare, bro. Ok, dunque. Ti trovi un altro percorso a sinistra, Città Nera, nella quale puoi fare una cattura. Sto percorso me lo ricordo, però, invece. Sto percorso me lo ricordo. Quindi, forse ho rimosso solo Città Nera perché non mi piaceva. Può essere. Tutte devi proprio da levà, bro. Ok. No, minchia, volevo passare sul verde. Vabbè, nuova cattura. Oh no. Circuno al 50. Ma noi non ci abbiamo già. No, noi ci avevamo casco, vero? Spora. Ho anche sonno, ragazzi. Devo dormire. Devo mangiare la pizza. Quante cose da fare, ragazzi. Borsa. Oggi, tra l'altro, è il compleanno di un mio grande amico, ragazzi. Uno degli amici che non so se vi ricordate lo speciale 20.000 iscritti, in cui vi ho detto che erano bei tempi quando si andava al liceo e prima delle verifiche giocavamo sempre a Mario Kart. Cioè, anziché studiare, non giocavamo a Mario Kart. E questo mio amico è uno dei 4. Cioè, compreso me, che a Mario Kart si giocava in 4. Silcun, vai. Comunque, oggi è il compleanno suo, ragazzi. Fa 23 anni.
anni anche lui. Tu ti chiamerei Federico. Federico, grazie mille. Non so, io penso che ci sia più di un Federico che mi ha commentato, sono sicuro di questo, perché uno è Frederick. E vabbè, Federico, grazie. Tu sai chi sei, probabilmente. Perfetto. Stiamo facendo un botte catture e nemmeno una la stiamo sbagliando, raga, eh. Ma ho finito già? No, ci stanno due altre. Ci stanno altre due, raga, e abbiamo finito in realtà. Quindi top. Comunque stavo dicendo, 23 anni comunque, raga, è un'età seria, eh. Cazzo, 23 anni sono tantissimi. Vai via, porca troia. Ma questa come cazzo faccio a passarla? Questa è impossibile da passare, raga. Faccio questa. Via. Oh, madonna, sono una bestia, raga. Quindi passando di qua, me la sbrigo? Mi sa di no. Mi sa proprio di no. E dunque? Ah, date qua. Top. Questo qua si deve dare proprio. Girati. Ok. Non dovevo correre. Ho premuto B per sbaglio. Ho corso. Vabbè. Comunque stavo di... Anche ieri sono uscito con un mio amico e stavo parlando e stavo dicendo: cazzarola, dopo i 25 anni uno è già adulto. Cioè non sei proprio più un ragazzo. Sei adulto. Cioè già... In realtà poi è tutto questione di prospettiva, raga. Se uno a 50 anni mi vede, mi dice che sono ragazzetto, no? Porca minchia questo. Dobbiamo stare attento con lui, perché non c'ha quell'abilità brutta, cioè quell'abilità che lo rende schiappa. Quindi tocca stare attenti, perché non so se vi ricordate, ci ha disintegrato l'ottimo Axel. Ed era praticamente la sottoevoluzione, quindi questo chissà cosa ci può fare. In ogni caso, retromarcia minchia, non mi fa niente. Primeape, vabbè, penso che sono più veloce. Primeape, ah no, a parte no, Primeape. Comunque mi è andata via la voce, raga, tremendo. Catello mettiamo perché usa lotta. Oh, ma ce la faccio a finire un discorso? Stavo dicendo che, porca minchia. Ok, ci stava già morendo comunque Chandler oggi, eh. Quindi bisogna stare un po' più attenti. La cam comunque non si è bloccata ancora. Allora, cambiamo Pokémon, rimettiamo l'ottimo Jaspaga. E stavo dicendo, per un collega di 60 anni, per esempio, io sono giovanissimo, però io già mi sento abbastanza grande. Che perché ho fatto tutto in fretta io? Cioè, appena finito il liceo, subito università, vabbè, come la maggior parte delle persone, chiaramente. Però ho fatto svelto, mi volevo laureare subito, quindi mi sono laureato nei 3 anni, una triennale in 3 anni, subito. E anche là, la maggior parte delle persone che penso che fanno una triennale si laureano in 3 anni. Penso che hanno rilasciato qualche dato, qualche statistica in cui evidenziavano che forse il 50%, un po' di più del 50% che faceva la triennale si laureavano in 3 anni. Quindi vabbè, finito il liceo, 3 anni dopo, laureato, immediatamente dopo, subito a lavorare. E tutte queste cose veloci, cioè, te formano in qualche modo, raga, eh. Cioè, io da un anno fa mi sento abbastanza cambiato, ma parecchio. Dovete essere pronti al cambiamento. Non abbiate paura, anzi, del cambiamento, raga. Le persone che stanno sempre ferme sulle proprie idee, sui propri principi, senza magari ragionare, no? Pensando che quello che hanno nella mente è valido per sempre, sbagliano, perché la maggior parte delle volte ti accorgi che per qualsiasi cosa c'è bisogno di ragionarci su, per qualsiasi idea che uno ha. Ora non voglio entrare sullo specifico perché non voglio, però comunque quello che voglio dire è: siate comunque ragionevoli, capito? Quindi magari non dite no a prescindere, non dite sì a prescindere, mettete in dubbio tutto quello che c'avete davanti. Ora non so perché vi sto consigliando queste cose, perché non hanno fondamento scientifico quello che dico. Non sono uno psicologo, non sono uno studioso, non sono un professore. Però io penso che sia giusto. Ma questa che cos'è? Mo ci trovo Camilla dentro che mi spacca in due. Questa che vuole? Che vuole? No, che vuole? Non vuoi fare niente? Già tutte le medaglie. Che? Professor Park. Ma che cazzo vuole questo? Ma perché sei entrato qua, raga? Ha tutte le medaglie. Che vuole? No, te prego, fra. Tutte le medaglie. Fantastico, formidabile, evviva. Professore, dai. No, non voglio far niente. Che stai facendo? Io sto premendo B, quindi io voglio di no assolutamente. No, vai a fanculo, bro. Voleva fare connettere il mio DS, che non è proprio un DS, raga, eh? Però forse non si può dire questa cosa. Comunque sia, Ponte Meraviglie, vai. Sinistra del percorso 15, vai, ci siamo. Sicuramente qua. Ok, andiamo. Ponte Meraviglie, qua posso fare catture? Repellente finito, ok. Sicuramente c'è qualche uccellino, vero? O no? Che è? Che vuole? Mi ha dato una cosa, Adamasfera. Cazzarola, Adamasfera non era di Alga e Palkia? Splendisfera? Forse mi sto ricordando malissimo, eh. No, sì, ok. La Grigiosfera è di Giratina. Va bene. Ma se possono catturare loro Giratina e quest'altri? O forse so solo come evento? Non lo so. Sì, però, Giuse, non mi stai mentendo, vero? Dove cazzarola sono gli incontri? Eccolo uno. Più intuito, ok. Voglio trovare altro, però. Eccolo. No, più un saluto. No, più un potenza, minchia. Dai. Oh, eccolo. Più
Fiumerazione, va bene. Raga, io mi sto addormentando, ok. Ok, eccolo, eccolo. Porco diavolo, raga. Allora, forse Salamence va messo nel team, raga. Occhio e croce, lui lo mettiamo. Allora, voi mi direte, no, ma lui è troppo forte. E vi dico, c'è ragione. Forse ci avete ragione. Non lo so, che facciamo? Io intanto catturo, poi tanto decidete voi. Mo, appena ho finito tutte le catture, che penso che questa sia l'ultima. Comunque, cazzarola Salamence. In ogni caso, questa penso veramente sia l'ultima. Io faccio signoraggio, va? E sì, perché poi Giuse mi dice percorso 16, ma io percorso 16 mi pare che ho già fatto una cattura. So sicuro che l'ho già fatta una cattura per questo 16. Però non gli faccio troppo male, eh. No, non gli faccio niente. Top. No, cazzo, l'ho confuso. Lo devo addormentare. Dunque, questa è proprio l'ultima cattura che possiamo fare in realtà. Quindi adesso dobbiamo passare l'episodio a vedere tutti i team che possiamo fare, tutte le possibili combinazioni. Cioè, forti però, non team di schiapponi, insomma. Quindi catturiamolo, su. Possiamo buttare pure la Master Ball, ma mica ce l'abbiamo più, vero? L'abbiamo buttata su Raigo. Ce l'abbiamo, però ci abbiamo parecchie bolle, dai. Vai. Allora, dunque, se non vogliamo variare troppo il team e vogliamo usare Salamence, e non lo so se voi lo volete usare perché lui è forte, una cosa che si può fare è semplicemente rimettere lui e togliere gli Amega. Fine. Oh, pure crit, cattura critica. Top. Salamence sarà Shirohige. Madonna, il nome è bellissimo per un Salamence. Shirohige, tu c'hai un nome molto particolare, quindi tu sai che sei tu questo. Spero che ti piaccia, ma penso di sì. 1,50 m per 102 kg è una bella botte. Quindi Shirohige. Vai. Uno. Shirohige. C'era la G. C'era la E, intendo. Shirohige. Perfetto. Ma non so manco se si pronuncia così. Forse è un personaggio di qualcosa e io lo sto pronunciando malissimo. Gli sto stuprando il nome. Mi perdonerai se questo è il caso. Lui va a cagare. Ora ce ne andiamo. Top. Ok. Siamo qua dentro. Uomo pelato. Qua è percorso 16, però ce l'abbiamo. L'abbiamo già fatto. Quindi niente da fare. Nulla da fare. Nulla assolutamente da fare. Quindi ritorniamo su. Andiamo qua alla Lega. Sto solo a un'ora di registrazione. Di solito faccio 1:20 di registrazione. Quindi usciranno o dei video molto corti, o adesso mi metterò a parlare con voi tipo un botto e perderò tempo in questo modo. Però vediamo. Sposta Pokémon. Dunque, allora, ci mettiamo nel box 2 a fare tutte le cose. No, vaffanculo, ho sbagliato. Possibile. Andiamo. Ok. Mettiamo in un box tutti i Pokémon forti che abbiamo, ok? Quindi Drillbur, vai. Nel box 2 mettiamo tutti i Pokémon forti, così facciamo là le nostre considerazioni. Postiamo qua, menchia. Ok, poi buttiamo Salamence qua. Poi vabbè, mi direte voi cosa fare. E tu vai a... vai solo di qua, perché non ti prenderei mai. Mettiamo Empoleon su quelli forti. Vai. Ok. Ok, allora mettiamo Empoleon sotto. Minchia, ho sbagliato. Vieni qua, sposta. Allora, sarebbe utile mettere per ogni riga un tipo, così vedi veramente che team puoi fare. Però non si può fare perché qua le colonne sono 6 e le righe sono sempre 6. Quindi non si può fare sta cosa. Però intanto buttiamo dentro il nostro bellissimo Memini. Il nostro bellissimo Porygon 2. Già spaga. Aggron, vai. Bellissimo Catello, vai. Poi questi no, perché sono morti. Allora, di forte ci abbiamo. Mettiamo sicuramente Ivysaur. Mettiamo qua. Poi mettiamo sicuramente Larvesta. Forte. Poi, allora, qua Lillipup non me lo porterei alla Lega, sinceramente parlando. Mediatene anche perché non c'ha la sua abilità. Lui è forte. Lui me lo metto come opzioni. Come opzione. Zekrom abbiamo detto troppo forte. Quindi Sub-Zero, mi dispiace non poterti usare. Ti avrei usato in una challenge che avrei fatto da solo. Però dai. Sneasel, una volta evoluto, sarà forte. Raigou, leggendario, stesso discorso. Banette non è fortissimo. Clang è forte. Buttiamolo qua. E Golem è forte, ma non lo so. Sismitoad lo metterei. Poi Giraci, raga, non so se l'ho già passato e l'ho già detto, ma è leggendario, quindi no. Paineco, uno dei due non vale. Non so quale dei due che non vale. Vabbè, Delibird direi di no. Glalie io non me lo porterei, raga, nella Lega, sinceramente. È un Pokémon medio. A me servono Pokémon che possono prendere una botta e non crepino subito. Sock, ma non lo so. Mistrivas pure
non mi dice niente, raga. Io direi che ce l'abbiamo già tutti quelli forti di là, eh. Poi, oh, se volete, ve butto là pure Glalie. Dai, ve lo butto lì per completare le tre righe, dai. Completiamo le tre righe con Glalie e ripassiamo tutti. Allora, lui scarso, lui non mi piace. E... fammi vedere le sue statistiche, perché non... Forse sto dicendo che è scarso, ma non è scarso, magari. Lunaton. Magari c'ha 600 come Salamence, ma non credo. Che statistica hai? 4,60. Ah, come pensavo. Sei una pippa clamorosa. Vediamo che puoi imparare, tra l'altro. Impari frana, pietra taglio. Ma non impari gemmo forza? Allora sei un idiota, frate, perché tu c'hai l'attacco speciale alto. Ok, perfetto, fantastico. Allora sei proprio inutile. Tu no, tu no, tu abbiamo detto no. Sock, vabbè, buttiamocelo, dai. Che statistica ha lui invece? Tutto sommato come ce l'ha? Sock. Vediamo un po' Sock com'è. C'ha 4,65. Mamma mia, pure lui è scarsino, eh. Ce l'ha ben distribuite però, perché c'ha 75 PS, 75 difesa, 75 difesa speciale, 125 attacco e 30 sull'attacco speciale. Poi pure insonnia come abilità non è male. Vabbè, comunque tutto il resto te dico... Madonna, mi è partito un acuto di Cristo. Va bene. Tutto il resto mi pare che l'unico che si salva è Geodude. Che sai che ti dico? C'ha lento inizio, però poi gli cambierà. Sai che ti dico? È meglio di Sock. Levo Sock. Ok, quindi questi sono tutti i Pokémon che potrei portare, ok? Ora, i team che si possono creare a partire da questi possono essere svariati, penso. Ovviamente voglio un team da 6, ragazzi. Ma questo penso che era sottinteso. Guardando così, raga, i team che si possono fare sono interessanti. Io vi vorrei mostrare preferenze su quelli che mi piacciono a me. Sicuramente Aggron è uno dei Pokémon must che io direi di mettere. E Mimini è stato uno dei nostri top Pokémon. Però non lo vorrei criticare, perché Mimini sei fantastico. Però io penso che Aggron ti dà qualcosa in più. Io penso che Mimini sia un po' più sostituibile di Aggron, perché poi Aggron c'ha un'abilità mostruosa. E quindi io Mimini lo potrei pure sostituire con Donphan, anche se comunque non ci vedo niente di aggiuntivo, no? Lo vedrei solo per poter mettere lui, perché così ti si libera il veleno. Quindi quello che succederebbe è questo: butti lui e già così è buono. Poi potresti mettere lui, oppure al posto di lui se potrebbe mettere Sismitoad, però c'ha delle mosse del cacchio, l'avevamo visto. Quindi sarebbe così, ci avresti uno slot per lui, per aspetta, ovviamente già spaga, che è fortissimo, lo butti qua, e poi ci avresti uno slot per o lui, oppure potresti mettere lui, ma te direi di no. Oppure Chandelure, chiaramente, no? Chandelure, Larvesta pure se potrebbe mettere, aspetta, forse è stata una stronzata, oppure no? No, mi sa di sì, se potrebbe far così, pure Yamega si potrebbe mettere a completamento del team, cioè questi qua, no? Cioè normale, elettrico, terra, erba veleno, acciaio roccia. Poi ovviamente si potrebbe elevare terra, mettere Chandelure e mettere Weavile anche. Weavile che abilità, cioè che mossa impara e che cos'ha? Weavile, abbiamo visto che è una bestia Weavile comunque, perché ci ha sterminato tutti quanti. Lui c'ha 120 d'attacco, cazzarola, 125 di velocità. C'ha pure una buona difesa speciale. Fammi vedere nella generazione 5 che cosa impara. Impara Notte Sferza, chiaramente. E però poco altro. C'è Ferrartigli, ma Ferrartigli che ci faccio? C'ha Vendetta, ma non è che sia tanto top, eh. Oppure un'altra cosa che si può fare, che non mi piace, sarebbe mettere Empoleon qua al posto di Aggron. E mi piacerebbe il cuore assolutamente. Oppure mettere addirittura Drillbur e lo butti qua. No, cazzo. Allora, questo sarebbe il sostituto a lui. Sto mettendo uno sopra l'altro le possibilità che possiamo avere nel team, no? Quindi lui un altro Nidoqueen al posto di questo. Poi vabbè, si dovrebbe sostituire pure questo. Quindi questa cosa che sto facendo è un po' inutile, no? Però intanto questo lo mettiamo qua e questo lo mettiamo qua, per capire un po' meglio com'è il tutto. E regà, qua sotto invece, al completamento del team, chi mettereste voi? Io metterei Chandelure, raga, perché c'ha tutto ottimo. Quindi questo alla fine sarebbe il team. Quindi Venusaur, Aggron, Donphan, Electivire, Jaspaga e Chandelure. Potrebbe essere un team. Oppure appunto al posto di Venusaur,
Saurre, Fampi. Donphan, quello che cazzo era. Ci mettiamo Memini e o Weavile o Yamega. Oppure Salamence. Non so voi se Salamence lo volete mettere o no. Poi voglio vedere anche Donphan che mossa impara. Allora, Fampi al livello 5. Sì, al livello 5. Alla quinta generazione impara poco. Donphan impara. Aspetta, fammi vedere Fampi a che livello è. Cazzarò al 58. Se lo facciamo evolvere, non ci abbiamo più. Come cavolo si chiamano? Le squame cuore. Donphan, cazzarola, imparava terremoto al 43. Ah no, non è vero, sto a vedere la generazione sbagliata. Al 46 imparava terremoto. Però non ci abbiamo più squame cuore. Questo non ce l'ha manco. Oppure il team del solito, senza fare cambiamenti, perché lui a quanto pare è un po' così. Peccato però, perché Venusaur sarebbe stato ottimo. Oppure se c'è modo per prendere squame cuore al netto del randomizer, sarebbe buono come cosa. Quindi possiamo fare così. Lasciamo Memini, che ci ha voluto bene per molto tempo. Leviamo lui e mettiamo o Yamega o Weavile. Però che non impara solo una notte sferza. Yamega c'ha già un ottimo set. Amico scudo, che abilità era amico scudo? Riduce il danno subito ai compagni, vabbè, inutile. Comunque sia, potremmo pure andare così con questo team qua, raga. Acciaio roccia, veleno terra, coleottero volante, elettro, normale, spettro fuoco. Io lascio il testimone a voi, ragazzi, ok? Quindi, questi sono tutti i Pokémon che vorrei, che sono candidati, ecco. Quindi, l'avete visti tutti? Diciamo di no. Andiamo qua. E raga, salviamo. Fatemi sapere, ragazzi, quindi, quale team vorreste vedere per la Lega? E quale team, secondo voi, mi dà più chance per vincere il tutto? Se vi è piaciuto il video, ragazzi, mettete mi piace, iscrivetevi se ancora non siete iscritti. Noi, ragazzi, ci vediamo a battere la Lega. Ciao, ragazzi.